Parte il 15 marzo il satellite italiano Prisma. Osserverà la Terra con occhi completamente nuovi grazie a un potentissimo strumento iperspettrale, il più efficace mai messo in orbita. Che cos'ha di speciale? Vede ciò che le altre camere non vedono, coglie ciò che è impossibile percepire per l'occhio umano. Sono diversi i satelliti attualmente in orbita dedicati all'osservazione della Terra. Pensiamo alla costellazione di Cosmos Chimed, che con le sue immagini radar è in grado di guardare il nostro pianeta anche attraverso le nuvole, o alle sentinelle della Terra di Copernicus, che, tra le altre cose, sono in grado di capire la temperatura dei mari e del suolo. Nessuno, però, ha le capacità di Prisma, missione sperimentale senza pari al mondo. Vediamo perché. Prisma è nato in Italia, è di proprietà dell'Agenzia Spaziale Italiana ed è stato costruito grazie alla collaborazione tra imprese italiane guidate da OHB, responsabile della missione, e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica. Non solo, a lanciarlo in orbita sarà Vega, autentico gioiellino del Made in Italy. Al decollo ha una massa di 850 kg, ogni giorno mapperà tutta la superficie del globo. Ma come funziona Prisma? Il movimento del suo superocchio si chiama push broom, letteralmente scopa. A ogni sorvolo copre una linea di 30 km in trasversale come una passata di spazzola. All'orbita successiva realizza un'altra strisciata di 30 km e così via. Man mano che il satellite avanza nell'orbita, l'immagine si compone striscia dopo striscia. Ogni 4 giorni Prisma passa sulla stessa verticale e guarda ciò che c'è sotto, andando molto oltre la semplice composizione di colori, riuscendo a fornire un'analisi chimico-fisica degli elementi. Se io guardo dall'alto un campo di calcio con una telecamera, vedo una superficie verde. Però è noto che ci sono campi di calcio negli Stati Uniti, è pieno ad esempio, ma anche in Europa, che sono effettivamente d'erba e altri che sono fatti di erba sintetica, no? Come quella dei campi da tennis che si vedono spesso. Allora, se io faccio un'immagine normale, anche se la piglio con Copernicus, vedo un campo verde. Se la faccio con un iperspettrale potente, tra l'altro, come Prisma, io vedo dei diagrammi spettrali diversi. E associando questo diagramma, ovviamente, a un database, a un catalogo che ho, capisco subito se sto guardando una superficie erbosa, quindi una superficie naturale, vegetale, o invece una superficie plastica, sintetica. Ti immagini la stessa cosa vista sui tetti dei capannoni. Posso vedere se ci sono, se c'è lo spettro di emissione dell'amianto. Certo. E quindi capire se quei capannoni, con indagini molto rapide, perché lo faccio dall'alto, sono a rischio, no, di inquinamento per la salute dell'uomo. Oppure pensi a un mare dove c'è una petroliera che viaggia. È chiaro che se la petroliera ha una grossa falla e perde petrolio e fa la chiazza in mare, quello lo vedo anche con una telecamera tipo quella di Copernicus. Ma se lo sversamento invece è molto più fine, no? Perché magari c'è qualcosa che perde, eccetera, la telecamera non vede niente. Invece l'iperspettrale, affettando l'immagine nelle sue componenti spettrali, riesce a vedere sversamenti degli idrocarburi, petrolio, gasolio, nafta, che un occhio normale non vedrebbe, e quindi è in grado anche di determinare per tempo eventuali disastri ambientali. Lo stesso si può dire, per esempio, una superficie coltivata. Quindi io vedo una coltivazione. L'occhio iperspettrale è in grado anche di vedere se sulla superficie del campo ci sono componenti azotati e anche, se vogliamo, in che concentrazione, entro certi limiti. E quindi capire se su quel campo si sta facendo un eccesso, no, di concimazione chimica e così via. Prisma è una missione che mostra di avere a cuore l'attenzione all'ambiente fin dal debutto. Il lanciatore che porterà il satellite in orbita è infatti Vega, costruito da Avio a Colleferro, vicino Roma. Vega è uno dei pochi lanciatori in uso a contenere la quantità di detriti prodotti nello spazio. Prisma sarà protetto durante il volo da un guscio fatto in fibra di carbonio che consente di proteggerlo in fase di ascensione e che viene poi rilasciato nelle fasi di volo. Man mano che ci si avvicina al culmine del lavoro del lanciatore, questo si spoglia di varie componenti. E dopo l'espulsione del satellite, cosa succede al lanciatore? Vega ha diversi stadi. Ad ogni fase di volo, come detto, ne lascia andare alcuni.
Tutti ricadono in mare, anche l'ultimo stadio, quello che consente di mettere correttamente in orbita il satellite, viene guidato per ricadere in mare in condizioni sicure e controllate. Il Vega è uno dei pochi lanciatori che effettua questa manovra di eliminazione del quarto stadio dalla posizione orbitale, in ottemperanza alle norme sulla diminuzione dei debris, comunque del numero di parti orbitanti. Dei detriti spaziali, sì, diciamo, di spazzatura spaziale. Esattamente. E questo è un effort che noi, diciamo, per noi è diciamo una spesa maggiore e comporta una diminuzione delle performance, perché una parte del propellente che noi portiamo fino in orbita poi deve essere utilizzato per operare questo, quello che noi chiamiamo il deorbiting, questo, la deorbitazione dell'AVUM. Però ci consente di essere compliant ai requisiti delle, appunto, delle specifiche di diminuzione dei detriti orbitali. Di base, la vita operativa di Prisma è di 5 anni, rinnovabili in caso di buon funzionamento. Il satellite è sperimentale, in futuro potrebbe diventare il primo tassello di un'intera costellazione. Parte sotto una buona stella, perché è il primo progetto interamente pensato e realizzato in Italia. È stata sicuramente, come si dice, un'impresa importante, perché il satellite è tutto italiano, il lanciatore è italiano, quindi veramente dimostriamo di avere la filiera completa a disposizione. Non è stato facile, bisogna ammetterlo, c'è stato un lungo periodo di trattative per coinvolgere le imprese e convincerle a lavorare insieme, ma alla fine ci siamo riusciti. Credo che qui abbia giocato un ruolo importante l'Agenzia Spaziale Italiana, che in questi anni è riuscita a condurre a termine questo progetto, che è passato attraverso delle fasi sicuramente non facili, ma le possiamo mettere al passato e guardare al futuro e guardare con entusiasmo al prossimo lancio.